Desiree, piacere. Linda. Fatemi sentire tutti i cittadini di Santa Lucia, buonasera anche a coloro che sono qui, ci scusiamo per il ritardo, ma ecco, siamo pronti per iniziare. Miss Happy Fashion, sesta tappa. Questo concorso di bellezza che gira un po' per tutta la provincia di Avellino e Salerno e che propone delle ragazze nella loro avvenente bellezza ma anche nella loro disinvoltura e città a dimostrare il proprio talento. Questo è infatti anche un talent show, non è solo ovviamente un concorso dedicato alla bellezza e alle miss. Bene, allora, prima di inoltrarci nella conduzione della serata, noi dobbiamo ringraziare in primis i nostri sponsor, ai quali facciamo un grande applauso che dopo conosceremo in maniera dettagliata. Poi un applauso anche tributato al Comitato Festa, nonché al Comune di Santa Lucia, di cui siamo ospiti, per cui dobbiamo fare un grande applauso al Comune di Santa Lucia, ecco, vedete, siamo proprio alle spalle del Comune stesso. Inoltre anche la scuola di ballo di Rudy e Lori Dance, ai quali appunto facciamo un applauso. Questa sera verranno assegnate 5 fasce: Miss Santa Lucia di Serino, Miss Mariconda Legnami, Miss Russo Legnami, Miss Lenium e Miss Edilsider. Comunque Edilsider, in ogni caso non sarò solo a condurre questa serata, ma avrò una partner di grande eccezione, spettacolare nella sua avvenenza e nella sua bellezza. La accogliamo subito con un grande applauso, perché lei sfiderà per noi direttamente da Uomini e Donne, dalla passerella di Miss Italia, signori Tonia Romano. Allora, eccoci qui, Tonia cara. Grazie per avermi voluta qui, grazie a te per la splendida presentazione. Buonasera Santa Lucia di Serino. Questo è il mio buonasera per voi. Siamo giunti alla sesta tappa. Tonia, ho pensato anche di darti la scaletta, perché vorrei che tu conducessi questa serata sinceramente insieme a me, e in epoca di spending review è giusto che abbiamo un solo microfono, perché voglio dire, ne basta uno per fare la serata. Allora noi ringraziamo Nunzio Management, grazie al quale ovviamente siamo qui, e chi più vogliamo ringraziare in particolare? Già i nostri sponsor, qualcuno, qualcun altro? Non lo so. Sarei innanzitutto il sindaco che ha permesso tutto questo, l'amministrazione comunale, con un forte applauso, le forze dell'ordine e tutti i volontari che questa sera ci stanno aiutando per far sì che la serata riesca nel migliore dei modi. Assolutamente sì. Allora, beh, andiamo subito a conoscere la giuria, di chi si compone. Eccola qui questa bella giuria. Attenzione, perché qui perdiamo il segnale. Guardate quanti bei giurati, ecco, sono tutti lì, se dopo li volete picchiare sono tutti pronti, vabbè, scherzi a parte. Sergio Scarpa della CGL, alzi la mano, si faccia vedere. Buonasera signor Scarpa. E ancora Linda del Sole di Mercato Mania Avellino, buonasera, salve. Poi ancora Vincenzo Perrella, gente di spettacolo, eccolo qui. Poi ancora chi vogliamo ringraziare? Il manager Jenny Valentino, Gaetano Vairo, un altro
manager Desiree Bove del gruppo Bove, e questa sera abbiamo, visto che siamo in tema di Miss, anche il mister. C'è in giuria Antonio Matarazzo, fasciato nazionale a Mister Bello d'Italia, e rappresenta gli uomini belli della nostra campagna. Un attimo, attenzione, sì, va bene con le frequenze, ok. Attimo, ogni tanto va via, ecco, ci siamo, sì. Va bene, poi dobbiamo dire che questa sera, nell'arco della serata, ci sarà un'estrazione, quindi ci sono dei biglietti che assegneranno una cintura massaggiante, si chiama così, una bella cintura che si mette, serve a rassodare praticamente insomma, la zona pelvica, la pancia, sempre per essere in forma con gli addominali. Ma allora, questa sera si comporrà da vari momenti, ci sarà la presentazione delle ragazze per giudicare appunto chi sarà la Miss Santa Lucia 2013, poi la presentazione delle bambine e la presentazione dei bambini, quindi ci saranno ovviamente vari momenti. Beh, ringraziamo anche i fotografi, Agostino De Maio di Motore Inferiore, al quale facciamo un applauso, che regalerà un book fotografico alla vincitrice. Poi anche Nino Angiuini, fotografo del Corriere, facciamo un applauso anche a lui. E il cameraman Alessandro di Campania Tube, che riprende la serata e la manderà su internet. Poi ovviamente ringraziamento anche a Rudy e Lori Dance, che conosceremo fra poco. Vorrei iniziare molto velocemente nel presentare le nostre aspiranti Miss. Vi ricordo, signori giurati, scanderemo per bene il nome in modo che voi possiate trascriverlo sulla scheda, e questa prima uscita non va votata. Sarà un momento per presentare le nostre aspiranti. Enzo, gli farai qualche domandina un po' cattivella a cui tu sei abituato. Vabbè, domanda cattiva, cioè, ma guardano storti tutti quanti, dice no, facciamo qualche domanda per conoscerle meglio, le nostre ragazze, quali sono le loro aspirazioni, le loro velleità, le loro attitudini, le loro capacità, perché loro sono anche brave a cantare, a ballare, a fare tante belle cose. Oh, i voti, lo dico a beneficio della giuria, vanno da 1 a 5 secondo la canonica valutazione, da 1 a 5, quindi in base a quello. Pronti, vedo anche Rudy in console che è ok. Bene, vogliamo andare quindi con la presentazione delle nostre ragazze? Hai lasciato il microfono, vai. Ci spostiamo da qui e cominciamo con la numero 1, Carmen Vigorita, 20 anni, da San Michele di Serino. Grazie, un applauso per Carmen Vigorita, 20 anni, di San Michele di Serino. E la volta della numero 2, passerella da Serino, viene Martina Serino, 16 anni, di San Michele di Serino precisamente. Anni per lei, poi dopo ovviamente ci avvicineremo a queste belle ragazze e faremo loro qualche domanda. Ed ancora è la volta della numero 3, Roberta Serino, di 16 anni, proveniente anche lei da San Michele di Serino. Andrés Rodríguez, 20 anni, viene da Serino. Bene, lei è Rashley Rodriguez, 20 anni, di Serino, con un applauso. E conosciamo la numero 5, che viene da Villa San Nicola e risponde al nome di Esilde La Penna, 16 anni per lei. Grazie.
grande applauso per Isilde. E ora... Sì, ecco. Allora adesso a chi tocca? Numero 6 viene da Tripanda, Ilenia Rullo, 18 anni.